Buonasera, ben ritrovati, questo Focus TG, l'informazione di Rete Veneta che torna puntuale in diretta con tante novità. Partiamo dalla sorella maggiore del gruppo Media Nord-Est, ovvero Antena 3, oggi riconoscimento speciale per i suoi 40 anni. Andiamo a Treviso. In occasione del 40° di fondazione, a nome della comunità trevigiana ho il piacere di consegnare il presente attestato ad Antena 3 Nord-Est, quale ringraziamento per l'importante presenza nel territorio e per la capacità di raccontare la città, vivendo la sua trasformazione a fianco dei trevigiani e documentandone l'evoluzione, con serietà, professionalità e impegno, e per il fondamentale e qualificato servizio di informazione a favore dei cittadini, unitamente ai programmi di approfondimento, valorizzazione e recupero delle tradizioni e di cultura. Grazie per essere la televisione di tutti i trevigiani. Con stima, Mario Conte. Grazie mille. Continuo. 40 anni di informazione, 40 anni in prima linea a raccontare un territorio che da Treviso si è allargato fino a comprendere l'intero Nord-Est, e la città di Treviso, dove tutto è nato, ha voluto rendere omaggio ad Antenna 3 con un riconoscimento consegnato stamane dal sindaco Mario Conte all'editore Filippo Iannacopoulos. Una pergamena, ma anche la targa della città di Treviso, assegnati nella sala affreschi di Palazzo Rinaldi, quella dove si celebrano i matrimoni, quasi simbolicamente a sottolineare quel legame tra i trevigiani ed Antenna 3, l'emittente che ha dato voce a generazioni di cittadini, crescendo con loro, analizzando i cambiamenti di un territorio profondamente cambiato da quando gli studi erano al 19° piano del grattacielo di via Pisa. Un riconoscimento, quello consegnato oggi, che potrebbe essere l'antipasto di un altro premio, il Toti Ladoro, per il quale Antenna 3 è candidata e che andrebbe a coronare i 40 anni di attività nell'informazione. Queste celebrazioni dei 40 anni dureranno un anno intero, quindi dal punto di vista di Antena 3 abbiamo messo su una trasmissione che racconterà la marcord di quello che eravamo, di come siamo stati per 40 anni, e andremo avanti tutto l'anno con eventi speciali, quindi è un anno di festa che ovviamente deve essere un anno di festa per tutti i cittadini se vogliono celebrare con noi, perché alla fine i veri protagonisti sono loro. Queste le parole del nostro editore Filippo Iannacopoulos, che risentiamo nel prossimo servizio. Facciamo il punto su questi 40 anni portati benissimo. Io ho 42 anni e Antenna 3 ne ha 40, quindi io ho 39. Significa sostanzialmente che io sono l'ultimo passetto di una storia che è sempre stata legata a doppio filo alla città di Treviso, al Veneto, al Nord-Est, una storia che è stata fatta soprattutto da persone, ma da tante persone che si sono seguite negli anni, e bisogna assolutamente dire che questo premio, questa riconoscenza, questo radicamento della città di Treviso poggia sulle spalle di tutte le persone che hanno costruito il marchio Antenna 3, soprattutto a tutti i dipendenti di Antenna 3, del nostro network Media Nord-Est, ormai ne abbiamo più di 100, compresi e divisi in 6 sedi, ma quando parliamo di Antenna 3, di tutti quelli che hanno contribuito a far nascere e crescere la perla del nostro palinsesto, che è il telegiornale, soprattutto quello di Treviso, che vi ricordo come share batte anche i canali Rai durante la... quindi è un unicum a livello nazionale Antenna 3. E mi viene da fare un ringraziamento a tutti i direttori che si sono susseguiti, ma da ultimo uno particolare anche a Tiziana Bolognani, che aveva traghettato sostanzialmente nel periodo più difficile Antenna 3, a tutta la gente che lì si è tagliata lo stipendio, sostanzialmente ha accettato le condizioni di lavoro difficili in quegli anni dove non c'erano risorse purtroppo, e poi alla fine quando siamo entrati noi abbiamo fatto questa operazione industriale che ha portato alla creazione di un network, che è il network Media Nord-Est, che ha sfruttato economie di scala, che è il primo network nel Nord-Est di gran lunga per ascolti, per numero di dipendenti, per sedi, per edizioni di telegiornale, e abbiamo dato una solidità, e quindi di nuovo al direttore Baccialli, al vice direttore, tra l'altro freschissimo di nomina, Ferdinando Avarino. Quindi è un grazie che si estende a tutti i protagonisti reali di questa televisione, che è viva solo se poggia sulle persone. L'impegno che mi prendo io dal punto di vista editoriale è di dire che per i prossimi 100 anni, Antenna 3 sarà a servizio della cosa più importante che abbiamo, cioè il cittadino.
Allora, adesso ci trasferiamo a Cona, dopo i festeggiamenti, in qualche modo si festeggia anche a Cona, perché la base che ospitava i migranti fino a qualche giorno fa ora è stata svuotata. Le ultime partenze questa mattina alle ore 9, da oggi nell'hub di Conetta non c'è più nessuno. Un silenzio tombale, un paio di ciabatte di gomma abbandonate all'esterno è ciò che rimane della presenza dei migranti ospitati nell'ex base militare col trasferimento delle ultime 50 persone dalla struttura fatiscente che era arrivata ad ospitarne fino a 1500. La chiusura, secondo quanto disposto dal Ministero dell'Interno, è stata possibile grazie all'attività svolta dalla Prefettura, riferiscono, con il ricollocamento dei migranti in altre strutture nell'ambito di un progetto di accoglienza diffusa. In particolare, dallo scorso settembre, le presenze sono state ridotte di oltre 200 unità, raggiungendo con oggi l'obiettivo del Ministro dell'Interno di svuotare Cona come Bagnoli per le feste natalizie. L'avevamo promesso, l'abbiamo fatto, il commento del Ministro Salvini. Abbiamo rispettato gli impegni della campagna elettorale e le tempistiche. Abbiamo fatto crollare il numero di sbarchi, meno 80%, combattuto chi lucrava sui flussi incontrollati, smantellato i grandi centri di accoglienza, approvato il decreto sicurezza. Dalle parole ai fatti, ha concluso Salvini. Un plauso dal governatore Zaia. Grazie a Matteo Salvini che ci permette di dimostrare che gli impegni che vengono presi sono anche onorati. Mi complimento con lui, ha continuato Zaia, che come ministro degli interni ha veramente impresso un cambio di passo a tutto il tema della politica dell'immigrazione. E penso che il risultato più tangibile sia quello di vedere questi due centri chiusi. Il provvedimento di sgombero prevede che i migranti siano trasferiti fuori dal territorio veneto, divisi in nuclei di poche persone che saranno accolti in strutture idonee. E sentiamo un po' cosa ne pensano a Cona di questa svolta. Nessun particolare festeggiamento tra i cittadini per lo svuotamento definitivo di Conetta, nonostante siano tutti concordi nel dire che una situazione così non poteva essere portata avanti a lungo. Bene per Conetta, anche perché visti gli abitanti e tutto, era una cosa un po' vergognosa. Bloccano le strade e tutto, e si sentono padroni, si sentono di governare, insomma. Questo non fa molto piacere, anche perché creano traffico cosa, e purtroppo sì, non gli si fa grandi cose. Sì, sono abbastanza contento che se ne siano andati. Ha deciso così il governo e prendiamo così, insomma. Tanto hanno fatto dei lavori qua, ha illuminato il paese un po'. Non hanno mai fatto niente, siamo stati contenti lo stesso. La stessa cosa, malani non ho visto per niente, per case, non ho mai visto che vanno neanche a rubare. Non hanno creato problemi? Per niente, no. Fortunatamente i disagi ne abbiamo avuto ben poco, c'è stato solo quella volta del blocco stradale, è chiaro che ci siamo sentiti un po' a disagio, ma al resto è andato, diciamo così, non possiamo dire nulla, cioè da noi era mia normalità, nessuno faceva niente di strano. È chiaro che avendo queste persone, cioè questa gente così, un'entità abbastanza importante, si aveva tipo come una cappa sopra di qualcosa che non eravamo abituati a avere. Diciamo così, pensavamo, ci auguravamo tutti quanti di trovare la soluzione migliore, credo che questa forse sia la soluzione migliore. Certo che se pensavano di poter fare integrazione con 1500 persone, con paesi di 190, credo che non ci fosse possibilità. Avete sentito la reazione da Cona? Ci fermiamo pochi istanti, poi torniamo in diretta con Focus TG.